Aspetta, guardiamo se un po' di tic-tacs. Ludopedia Start 100. Non posso farlo. Non posso farlo, devo letteralmente mandare una raccomandata. Ho fatto una cacca sul blu. Va bene, d'accordo. White people be like. Non so come si conclude, ma va bene, io sono interessato a questo TikToks. Ok, David, d'accordo. Comunque c'è sta Rubino su TikTok. Ah, il vizio di farli in balcone. Non mi importa, 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 non mi importa. A questo Non sono vizio. un bastardo, un boy preso solo ai soldi. Arrivo in ritardo, anche se c'ho. Non sono un Non l'ho bastardo, capita. un boy preso solo ai soldi. Non l'ho capita. Arrivo in ritardo, anche se c'ho. Non sono un bastardo, un boy preso. Ah, raga, ma che ne sapete voi che i macchinoni vostri, tutti super accessoriati, l'Audi, la Ferrari, eccetera, eccetera. Ti è beccata la Renault Twingo che l'unico accessorio sono i peli del cane insieme a Mario De Lillo. Ma che ne sapete a te, povera? Ma Non mi io importa, non ma io non mi importa. volevo! Ah, raga. Quindi ormai ci guardiamo tutti i TikTok di Rubino. È questo il format. Che cazzo sta a fa'? Ma che te sei iniettata? Ah, Rughetta, lasci sta. Va bene, Rubino, va bene. Andiamo. Ehi, tu! Di lui ho visto un TikTok, no? Vabbè, poi non lo faccio più. No, mi vuoi scopare? Non so. No, però anche se fosse, che problema? Ti creerebbe un problema, amico mio. Hai il cervelletto piccolino, piccolino. Ma scusa, è Dario Mo. Mi vuoi scopare? Non so. No. C'è Dario Moccia. Che cosa è successo in questo Però audio? anche se fosse, che Sgrodala, problema, vabbè, ti creerebbe. si Hai sgroda. presente quella cosa insieme a un'altra che succede in pratica una cosa? Ecco, è come quando in pratica succede che. Sì. No, no. Hai presente. Questi sono dei chiodi che poi noi trucchiamo e non si vedrà più nulla. Ed erano fatti. I 5 giochi più pesanti che esistano e che mettono in crisi le configurazioni di PC più potenti. Chi è? Beh, parla, è una persona che parla veramente o è un bot? Al quinto posto Deus Ex, nonostante il passare degli anni, continua a rappresentare un vero e proprio must per testare le qualità grafiche di un PC. Va bene. Il gioco, a distanza di 5 anni dall'uscita, continua a creare difficoltà a diverse GPU. Al quarto Interessantissimo. posto Cyberpunk Vabbè. 2077. Il gioco è stato Ok. sviluppato per sfruttare al massimo l'hardware disponibile su PC, Ci riesci? compreso le schede video di nuova generazione come le Nvidia RTX Va serie bene. 3000. Al terzo posto Crysis Remastered. Crysis è stato per diversi anni il punto di riferimento per i benchmark di videogiochi su PC. È Martin che parla. Crysis Remastered alza nuovamente l'asticella. Il gioco, infatti, può contare su di una resa grafica di alto livello e punta ad Va impegnare anche bene. le schede video di nuova generazione. Stra Ed ora i interessante. saluti, ma aspetta perché il video continua. Ciao Nico Van Realty K. Ciao. That is my name 69. Al secondo posto Metro Exodus, un altro titolo che rientra perfettamente nella categoria dei giochi più pesanti su PC. Tra le opzioni è possibile attivare il preset Extreme, che racchiude una serie di opzioni grafiche in grado di stressare al massimo anche una configurazione di fascia alta. E al primo posto non poteva non esserci lui, Flight Simulator. Per giocare con soddisfazione grafica a Microsoft Flight Simulator sono richiesti almeno 32 GB di Kerbal Space memoria RAM. Program. E pensate che nessuno è ancora riuscito a farlo girare a più di 30-40 fotogrammi al secondo. Ma c'è ancora quel problema del New World che brucia l'RTX 3080, tipo, se non mi ricordo. Dai, guarda che carta pulita che gli hanno fatta. Va bene, lo guardo. Agnese Innocente, brava. Brava, brava, è un bello stile per il fazzone questa. Ci fotto. Masella Seller. Ah, sì, Masella mi sa che è uno tipo overspammato. Cioè, non è overspammato, è tipo uno degli amici più stretti di Moccia all'incirca. Sì,
se non sbaglio. Dopo anni e anni passati a studiare carte collezionabili, ha fatto di questa ossessione un lavoro vero, massacrando qualunque sprovveduto che abbia provato a fotterlo. Oddio, frate, ma che cazzo è Kaiba? Praticamente. Pulito però, pulito. Vabbè, ma allora mi vuoi male però. No, ma pure rara, me la devo anche tenere questo vomito. Zio Pera. Mannaggia la puttana, mannaggia. Che succede in Twitch Italia Clips? 89. Ciao. I think I hit you. Unless you maybe use the size that aren't right here. Cazzo, lingua parli? Ma perché parli inglese? Perché parli inglese Zebo 89? È impazzito. Ha cambiato postazione Grimbal. No, minchia. Si è scuoiato un corpo. Ma da quando devo tanto non parlare inglese? Ma che mossa di marketing è? Dai, guarda che carta. Finite. Tre, madonna, tre clip c'hanno. Dai. Vabbè, ah, tremendo. Dai, guarda che carta. Va bene. D'accordo. Gianni, che siete messi? Va bene. D'accordo. Va bene, d'accordo. È arrivata l'ora di spengere le stelle e accendere i sogni. Buonanotte. Spengere? È arrivata l'ora. Ehi, posso dormire nel tuo letto? Il mio è sporco di merda. Ehi. Come scappare da una gang? Dopo che... No, 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 ti faccio vedere io come si scappa da una gang, ok? Come... Malu scrive. Comunque c'è sta un giro degli stessi TikTok che mi sta dilaniando il cervello. Svodata! il mio bro della Senti. Gangs. Sali! Scendi! Sali! Shroud. Vabbè. Avete visto il mio ultimo TikTok? Perché non andate a seguirmi su TikTok? Non sgommare però. Non farlo. Non sgommare però. E nei commenti una cosa ti ha detto di non fare. Non farlo. Cazzo, una cosa tra il razzista e il no sense, cioè siamo... No. Ciao Luca. So che omi in quel festona stasera. Bisogna fare la festa. Ciao Luca. Praticamente dovete sapere che se vedete un personaggio in un film che mentre smanetta un telefono non ha un iPhone, certo, quasi sicuramente è il villain, perché la Apple per contratto non permette l'utilizzo di iPhone a personaggi cattivi. Esatto. Quindi se in un film vedete uno che è sospetto e che usa lo smartphone e non è un iPhone, potrebbe essere che è cattivo. Esatto. Sì. Da bambina io ricordo c'ero rimasta molto male quando la bestia si era trasformata in umano. Non mi piaceva più da umano. Cioè mi piaceva da bestia quando poi si era trasformata. Vabbè. L'avevo guardata e avevo detto di più prima. Ma lo sai perché, Sara? Perché posso dire una cosa? Quando la bestia si trasforma e si gira per la prima volta verso Belle, non è bello. C'è uno sguardo del cazzo, fa così. Sì, è tipo vabbè, ma Sara, questa è roba stravecchia. Ehi, Rick e Morty freestyle. Vedi che se mi guardo, se apro i profili della roba di Twitch, mi appare solo questo nel feed. Big part, grazie 9 mesi. Dominic, grazie la sabbia. Giotti. Sembriamo un po' come Rick e Morty. Ciao, se. Cosa facciamo stasera? Una live morente. Anche se c'è molta gente. Mi sento un delinquente, mi sento un deficiente. E alla fine non faccio niente qui con Simone, ma voi restate, perché mi diverto se poi diciamo le cazzate. Non voglio vedere i video del collegio, perché se no prendo un coltello e poi mi sfregio. No, mi dissocio, signori di Twitch. Io sono come una strega witch e gioco a Twitch, mi chiamo Gerald.
Yao, come il gatto di Victor Laszlo, perché grigio si chiama Gerald. Nascondiamoci tutti lontano da qui e andiamo come nell'altro freestyle a fare la pipì. Ho un gatto molto bello, si chiama Satoshi, è salito il bitcoin, vero Satoshi, che bello che sei. Quasi quasi ti bacerei o ti sposerei, se fossi una gattina ti sposerei. Ah no, poverino, ti devo castrare fra poco. Non ti preoccupare, perché poi ti puoi scopare anche un piccolo gioco che ti compro dal gattaro vicino a casa nostra. Impazzito completamente. Ma per quale motivo poi? Nessuno. Ma ti faccio anche cagare nella lattiera, quindi muoviti. Vai e caga bene. Non si ferma, no? Se no siamo insieme, se no siamo come un papino. Jody, qual è, che succede, Jody? Stasera. Quindi a tutti voi buonasera. Mi tolgo il cappello. Ah, questo è Netflix. Nala? Oggi c'ho fame di su. Stefano Lembri. Il grande Sepnitz. Usci. Ogni volta mi danno zenzero. Ma vaffanculo. Mangiatelo tu, zenzero. Per non parlare di wasabi. Appena lo metti in bocca ti brucia il culo. Oggi c'ho fame di sushi. Eccolo qui. Calabria SRL. Nessuno si offenda, non vuole essere un dissing. Però io mi immagino gli editori dei rapper che prima di far uscire l'album, allora a che tecnica di marketing pensiamo? Chiamiamo Dua Lipa? No, no, scrivi sui social, non siete pronti. Vai, assunto, 1000 euro per te. Nessuno si offende. Vabbè. E comunque. È da farlo! C'è 14 anni! Questo non significa, non sto sottolineando niente. Oh my god, it's cock porn. Non devi ridere per 15 secondi. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Hai visto? Non devi ridere per 15 secondi. Salvini, ma lei fa i bocchini. Anche se fosse. Mattia Molteni, Matteo, le palle le. Ma che palle l'audio, eh? Ma l'hanno dipinto, non è illegale, tipo. Ma che razza di effetto è mai questo? Ma cosa. Ma cosa vedono i miei occhi? Che cos'è questo? Secondo voi cos'è? È finito così? Non c'è una. Non c'è un continuo. Salutano i miei occhi. Che cos'è questo? Secondo voi? Secondo voi cos'è? Congelamento, non ho più elisir, non ho più elisir. I could be brown, I could be blue, Madonna. I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, minore, I could be anything you like. Ma ragazzi, tre mesi. Un abbraccio, una parola carina ci vuole sempre, anche se virtuale fa niente, l'importante è che sia detta con il cuore. Buonanotte, a chi spiere un saluto. Ma perché io nel feed c'ho questa roba un e bacio Pepe Fetish? Che collegamento c'è in tutto questo? Porco Dio. Simpatico. Mastino Ladico per noi! Primo baule, prima leggendaria! 100.000 like, porca puttana! Mastino Ladico per noi! Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Mitico! Aiuto! Un cane, un cane, dice il cane! Sei un immigrato con... Ehi, posso sedermi? No. L'ho già fatto. Ti va se ci prendiamo un aperitivo insieme? Ehi, posso sedermi? Anche io ti voglio tanto bene. Basta! No. Eat your vegetable! Eat! Allora, sono... Allora, parliamo di questa cosa, dai.
Anzi, mettiamo la che... parliamo di questa cosa. Parliamo di questa cosa. Mi sono stufato, mi sono rotto il cazzo veramente. Mi sono scassato. Ecco, parla. Preparatevi perché sto per parlare. Mi sono scassato il cazzo del content. Sì, ma ti togli sti occhiali che mi pari un coglione. Paro. Mi sono scassato il cazzo dell'utilizzo del visetto per far content su TikTok. Mi fa incazzare quel genere di TikToker là. Mi fa incazzare, femminile, maschile, qualsiasi, mi fa incazzare, non so perché. Vabbè, già questi sono... Bueno, che cazzo significa? Eat your vegetable! Eat! No! No, bella Porsche, no! No, non mi piace, non mi piace. E cioè, la cosa, in realtà, la cosa che mi fa incazzare è che alla fine è piacevole da vedere e ci sta... Però mi scassa il cazzo tremendamente. È una cosa da anzianotto, lo ammetto. È una cosa da anzianotto. Si sa che comunque nell'algoritmo funziona il visetto da bambolina da bambolino. Funziona, però mi fa incazzare. Purtroppo mi fa incazzare. Mi dispiace. Mi dispiace. Apprezzo anche l'impegno, Manco per il cazzo. Però comunque ci siamo. Vediamo l'ultimo. Everybody breaks my... Ah, no, 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 no! Un po' troppo. Allora. Un po' troppo, gli sei d'arbuto. 300%. Ma il congelamento non ho più elisir, non ho più elisir. Ma come salvare extremis? Tronco, non ho elisir. Tronco, che mi salva in extremis.